oggi si presenta così. Veramente incavolato. Va bene, signori, buongiorno. Ci si rivede dopo 2 settimane. Con un mare come non piace a me, però oggi sono libero e ci devo provare, c'è poco da fare. Il mare è abbastanza mosso, sono alto circa 4 metri dal livello del mare. E vediamo di uscire qualche bel saragone, dai, che questo mare sicuramente è un mare da saraghi. Vediamo, perché lo solo con paguro, c'ho pure Vermedir Rimini, però non lo potrei usare in queste condizioni, preferisco il paguro al momento, vediamo che succede. A dopo, Isa. Proclamo ufficialmente la Morena la mia mascotte. Ma va fanculo! Oh, se manca lei non c'è piacere, no? Vabbè, continua. Thank you.
Isala! Oh Isala! Oh Isala, la pig! Non mi sono sotto un po'. Cazzo, difficoltoso a prenderla, veramente difficilotto, però con un po' di esperienza Isa, vi voglio bene a tutti. Incredibile, raga, cioè col mare mosso onestamente non mi aspettavo di tutto tranne che l'orata. Paguro, paguro, raga. Per assurdo io quando pesco con mare mosso utilizzo amo del numero uno back, amo numero uno back, perché credo che il pesce lo fotti subito o non lo freghi mai. Ecco qui, dopo circa due mesi ecco la big, raga. Chissà, allora, vediamo che succede, magari ne becco un'altra. Bene signori, con questa oratona vi saluto, saluto Alessandro Uzzo, Paolo Cucumazzo, Cooper Cooper e figlio Paolo di tre mesi, poi Gaetano Di Giovanni. Ragazzi, non vi saluto tutti perché come vedete qua le vespe mi stanno mangiando, mi aggrediscono continuamente. Ed è veramente deprimente, deprimente tutte queste vespe che ci sono. Che dire, giornata incredibile, io mi aspettavo oggi i saraghi, con questo mare mi aspettavo semplicemente i saraghi. Invece è arrivata solo lei e la mia amata Murena, che abbiamo proclamato ormai mascotte del canale, ufficiale, la mia mascotte ufficiale del canale. In compenso questa bellissima oratona, agli altri ragazzi la dedicherò dopo perché appunto non riesco a stare fermo con tutte queste vespe. La prossima volta sarà un piacere dedicarvela. E Isa, alla prossima ragazzi, un bacione a tutti e grazie.